Che? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi svelerò il principio cardine per far valere i vostri diritti. Molti sono gli accorgimenti da prendere in considerazione in ogni ambito per non incappare in fregature, o meglio dette, inconate. Ma anche a fregatura subita e a danno effettuato c'è sempre un modo per uscirne fuori. La regola di base è fondamentalmente una. Cagare il cazzo. Cacare, proprio rompere le palle, sfrantumarle, sfregiarle. Ovviamente è fondamentale mantenere degli accorgimenti di base, ma vediamo nello specifico in cosa poter applicare questo concetto, quindi di rompere i coglioni, di sfrantumarli, per ottenere quello che ci spetta, quindi nulla di più. Quindi non significa essere prepotenti o diventare gente che caga il cazzo in ogni ambito. Ovviamente è un discorso che va ben contestualizzato. Mi è capitato di lavorare o comunque avere a che fare con persone troppo cagacazzo e persone invece che non si fanno rispettare col timore di essere considerate cagacazzo. Tanto per cominciare, a meno che voi non vogliate candidarvi come prossimo sindaco di Massa o di un'altra città, dovreste iniziare ad avere più fiducia in voi stessi, a considerare molto molto meno quello che pensano gli altri di voi. Quindi essere voi stessi, essere voi stessi e comunque sia riuscire a farvi valere quando merita. Ecco, questo è giusto e bene specificarlo. Cosa significa cacare il cazzo per ottenere quello che ci spetta? Significa, per esempio, imporsi quando sappiamo di essere nel giusto, imporsi ovviamente in maniera corretta. Questo non significa andare su Facebook e andare a flammare perché qualcuno insulta il film che ci piace, o noi ci piace talmente tanto che vogliamo ucciderlo e quindi dobbiamo cacare il cazzo in quel senso. Ecco, diciamo che in linea di massima uno dei miei motti è quello di non esagerare mai in nessun ambito. Tutto può più o meno andare bene se non eccessivo, quindi anche la cacata di cazzo ci sta se non è conseguenziale, quindi ogni secondo su internet, ogni posto, nella vita reale, ogni persona che incontri sei un cacacazzo. Così non va bene, che giustamente tutti ti isolano, diventi uno sfigato che passa tutto il suo tempo in casa da solo, chiuso al buio tipo Nosferatu. Però se effettivamente c'è qualcosa in cui merita cacare il cazzo, è giusto che voi lo facciate. Facciamo un piccolo esempio. Vedete la seggiola su cui sto seduto io qua ora? Questa seggiola è la tipica poltrona da ufficio. Innanzitutto non è stato semplice riuscire a trovare un modello come tornasse a me, che molto semplicemente lo schienale abbastanza alto, con una forma abbastanza ergonomica, la seduta un pochino alta per essere comoda e senza, diciamo, i poggiagomiti, perché mi sento costretto e mi dà assolutamente fastidio. Detto questo, riesco a trovare il modello tra svariati modelli. Quello che piace a me costa 70 euro. Mi informo da un addetto e gli faccio presente che ero pronto ad effettuare l'acquisto della sedia. A questo punto gli mostro l'articolo di cui ero interessato e mi dice che l'articolo era l'ultimo, quindi avevano solo quel modello in esposizione. Io dico, va bene, lo prendo, tanto non ne trovo altri, e il costo era di 70 euro. Però di media le seggiole costano tutte così. Ho provato a prendere qualcuna da 20, 25, 30, 40 euro, mi si rompono dopo un mese e fanno veramente schifo a livello proprio di comfort. Al che io chiedo al commesso, ma mi scusi, è possibile avere un qualche tipo di sconto, dato che comunque sia l'articolo è l'ultimo, è in esposizione, è stato sballato per non so quanto tempo, è provato da chissà quante persone e chissà in quali modi ci avranno fatto delle scorgine sopra, è possibile avere un piccolo sconto? Tra l'altro, essendo questo uno schienale di quelli fatti a rete, ha una cerniera che si apre e si chiude, che permette di sfilare lo schienale, quindi, e sostituirlo o lavarlo, immagino. E le cerniere ci sono, però mancano i pirulini, quelli da tirare, ok? Non è un danno grave, però è un oggetto che costa 70 euro, tenuto in esposizione, provato da chissà quante persone, a cui già appena comprato mancano delle piccole parti, più senza scatola, senza imbusti, senza niente. Quindi, il punto qual è? A me la seggiola andava bene così com'era? Sì. C'è molta differenza tra una nuova chiusa scatola? No, perché se vogliamo, ho avuto un articolo che non ho nemmeno dovuto montare, quindi non ho pagato, tra virgolette, il montaggio, anche se è veramente una stupidata. Però fatto sta che è un articolo danneggiato che è stato provato e quindi è giusto che io abbia quantomeno chiesto uno sconto. Se mi avessero detto di no, io l'avrei presa comunque. Fatto sta che giustamente il commesso mi ha guardato, non ha battuto ciglio e mi ha detto sì, le posso fare uno sconto. E da 70 euro l'ho pagata 55. Ora, ragioniamo un attimo su questa cosa.
lui non mi ha fatto lo sconto perché sono io più bello, più bravo, più scemo o più brutto di altri. Non mi ha fatto lo sconto perché era un giorno particolare, perché era il mio onomastico o una qualche festa. Lo sconto, se me lo ha fatto, è perché sapeva già di poterlo fare. Però se uno non lo chiede, non glielo fanno. Con questo cosa voglio dire? In quella situazione sono stato, tra virgolette, un cacacazzo. Perché io avrei potuto prendere la sedia, utilizzarla e basta. Però, giustamente, ho fatto valere quelli che sono i miei diritti. Ossia, valutare le condizioni di un oggetto e provare a trattare un minimo, nel senso, non come fanno certe persone approfittandosene magari con le persone di colore che vanno in spiaggia. Sempre meglio, vi ricordo, quelli che vanno in spiaggia o che prendono i biglietti nei parcheggi rispetto a quelli che vanno a rubare e uccidono nelle case. Forse oltre a quello fanno anche altre cose, io non lo posso sapere, però di media il raffronto è questo. Ma fatto sta che se lui mi ha fatto lo sconto è perché di fatto poteva farmelo, e lo avrebbe fatto a chiunque altra persona gli avesse chiesto di fare lo sconto. Ora sto parlando della raffica, forse ho sbagliato qualche verbo, non lo so. Comunque, un'altra persona magari più timida, meno spigliata e meno cacacazzo, probabilmente si sarebbe accorta dei pezzi mancanti sulle cerniere. Avrebbe pensato nella sua testa, però che palle, una seggiola che è stata già provata da chissà quante persone, magari la porto a casa, eh? E al tempo stesso però non avrebbe detto niente pensando, però che palle, sì, se fossi io al posto suo, che palle che ti viene lì, mi devi rompere i coglioni per un pezzettino di seggiola che manca. No, perché te lo paghi con i soldi, lo paghi con soldi che tu hai guadagnato lavorando, sono soldi veri, interi, validi e li sganci subito. Il messaggio di base qual è? Dovete cacare il cazzo quando siete sicuri che vi spetta un qualcosa. Siano essi soldi, siano essi orari di tempo libero, quello che è insomma, no? Nell'ambito in cui diciamo vi muovete voi. Ma se siete sicuri di ciò che vi spetta, è giusto che voi cacchiate il cazzo. Ovviamente fatelo sempre con giudizio e con cervello, non è che potete andare in giro a bestemmiare ed insultare tutti e dire Ken mi ha detto che io posso battere il pugno e pretendere ogni cosa. Non è così. Dovete riuscire a trovare il giusto equilibrio e, appunto, come ho già detto, diciamo cacare il cazzo se effettivamente è qualcosa che vi spetta. Quindi fate valere i vostri diritti. Ci sono diverse normative che molte persone non sanno, diverse possibilità per lavorare, faccio più per esempio, non so, dal contrattino di prestazione occasionale, quindi potete pararvi il culo e magari soddisfare anche chi è un cagacazzo e per lavorare vuole soltanto giustamente determinati requisiti, potete salvarvi. Potete voi cacare il cazzo a qualcuno perché magari non vuole rilasciarvi una fattura, una cosa altra, perché pensa che voi siete solo il solito stronzo di turno che esce da casa e non sa niente di come funziona il mondo del lavoro. Se comprate degli articoli online o in un negozio, ci sono determinate garanzie che si frappongono fra voi e il venditore, però siete al tempo stesso tutelati da delle leggi che ci sono all'interno della comunità europea che vi tutelano in caso di garanzia, di danno, difetto e di rimborso. Ci sono delle tempistiche. Se vi arriva un oggetto e ha anche solo un piccolo graffio, è giusto che voi ve lo facciate sostituire. E non fatevi fregare se qualcuno vi dice sì, me lo devi spedire indietro mentre passano le moto, scooter, me lo devi spedire indietro, ma io abito in Cotolengo e costano 150 euro di spedizione e li devi pagare te. No, no. Se il venditore singolo vi dà fastidio, vi siete appoggiati a eBay o Amazon, contattate loro perché vi tuteleranno. Leggetevi bene sempre tutte le informative in merito alle garanzie e cacate il cazzo se avete diritto di ottenere quello per cui avete pagato o per la prestazione che avete effettuato. Non scendete ovviamente a ricatti o insulti, ma utilizzando, conservate sempre gli scontrini, le ricevute anche a distanza di anni, mi raccomando, è fondamentale, perché non si può mai sapere al giorno d'oggi, ci sono dei cagacazzo che cagano il cazzo, appunto, quante volte l'ho detto, solo per dare fastidio. Ma c'è anche gente che magari se ne approfitta di chi è troppo buono e non ha voglia di essere un rompicoglioni. E a volte, credetemi, è meglio essere rompicoglioni che non stupidi, pensando che gli altri poi pensino che voi siete delle brave persone perché non date mai noia. E spesso, anzi, chi non dà mai noia sta sempre zitto e viene associato a uno che lo si può inculare bene perché non si fa mai rispettare. Bene, questi sono i concetti di base di questa lezione su come, diciamo, farsi rispettare e ottenere ciò che vi spetta. Quindi guardate bene il video, riguardatelo, prendete appunti, mi raccomando, state sicuri di voi stessi, non fatevi fregare, non abbiate paura a farvi rispettare,
e cercate sempre di mantenere un certo contenuto, un certo equilibrio tra quando dover cacare il cazzo e quando non dover essere un cacacazzo. Ok, non badate se gli ignoranti sparano degli assolutismi, no, usano sempre, sparano sempre, ti rompi sempre, coglioni, ti rompi sempre, perché comunque sia voi siete in pace con voi stessi, vi siete fatti rispettare, non fatevi fregare da nessuno nel mondo del lavoro, negli acquisti online, nel mondo virtuale di Facebook, nel mondo virtuale di internet in generale e soprattutto, soprattutto nella vita reale. Bene, da Kenny il saggio è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao.